La sperimentazione della luce fra tradizione e innovazione. Oggi a Teramo l'inaugurazione alle 18.30 della mostra di Norberto Sagaria, organizzata dal Comune di Teramo e dall'Associazione Teramo Nostra. Sì, si tratta di un contributo che si offre alla ricerca storica-artistica di Teramo e dell'Abruzzo, perché è un artista che nasce nel 1886 e muore a soli 25 anni nel 1911, ma è un grande artista perché in soli 25 anni riesce a, per esempio, sperimentare la tecnica divisionista in Abruzzo, cosa che non si era mai vista e non si vedrà dopo. È anche contemporaneamente un militante e un pensatore cattolico, impegnato a fondare i movimenti diocesani, le associazioni appunto legate alla curia, e non a caso questa sua fede la ritroviamo nelle opere d'arte, perché i temi del suo lavoro sono spesso e volentieri i riti della tradizione cattolica, ma la cattedrale di Teramo, che torna in tantissime sue opere. Poi c'è la pittura di paesaggio, che sperimenta grazie all'apprendistato svolto dal grande Gennaro Della Monica, perché aveva frequentato la scuola comunale del disegno. Abbiamo poi ritrovato nei documenti, nella cronaca di quegli anni, anche la vicinanza e la parentela con Benedetto Croce, il grandissimo Benedetto Croce, senatore del regno, filosofo tra i più significativi, che lo viene a visitare nel 1911, due mesi prima della sua scomparsa, lui e la sua famiglia. Quindi veramente un intellettuale di primo piano che lavorava nella pittura e che con questa mostra vogliamo portare alla rilettura, diciamo, forse alla prima lettura della cittadinanza e degli studiosi, in modo da offrire un contributo alla ricerca storico-artistica.